Abbiamo con noi il colonnello Giuseppe Spina che stasera diciamo festeggia insieme a degli amici perché deve affrontare un nuovo incarico, ovviamente non lavorerà più a Monza ma a Brescia. Ecco, un suo pensiero per come si è svolto il suo lavoro qui e come affronterà il nuovo incarico? Partendo dalla domanda che lei mi ha rivolto, io devo appropriarmi della possibilità di dire che ho voluto realizzare questa serata non per festeggiare qualcosa di bello che dal punto di vista professionale mi è stato attribuito, ma per ringraziare le autorità, gli amici e questo territorio per l'affetto, la considerazione, il sostegno che mi hanno riservato lungo questi 7 anni di permanenza a Monza. Sappiamo che durante tutti questi anni avete fatto molto, avete contribuito tantissimo alla lotta contro la criminalità organizzata, contro la camorra, si è fatto tantissimo. Ecco, come si svolgerà d'ora in poi tutto questo? Abbiamo realizzato dei progetti di lavoro importanti di contrasto al crimine organizzato e anche al crimine organizzato di tipo mafioso, ma questo è stato reso possibile grazie all'appassionato impegno, all'appassionata collaborazione e condivisione di tutti gli ufficiali, i marescialli, i brigadieri, gli appuntati carabinieri straordinari del gruppo di Monza, che sapranno fare molto di più. Affrontando una nuova città, un nuovo lavoro, insomma nuovi obiettivi, comunque le mancherà Monza. Monza rimarrà dentro, non dentro i miei ricordi, dentro il mio cuore. Il cambiamento certamente rappresenta un momento di confronto con nuove sfide e talvolta questo incontrare nuove sfide può essere particolarmente stimolante. Certamente l'esperienza del lavoro svolto a Monza costituirà una base importante per i progetti di lavoro che ho in mente per il territorio bresciano. In bocca al lupo per il nuovo obiettivo. In lupo. Like to get away, take a holiday from a neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all of those movie stars, fancy cars and limousines. I've been high in the Rockies or under the evergreen. Grazie, grazie di cuore. Serate come queste io ritengo portino una grande ricchezza. Allora, perché ho voluto organizzare questa serata? Mi porto pochi minuti qui in questa nella Autodromo Nazionale di Monza, che è certamente uno dei simboli della città, ma uno dei simboli anche di questo paese. E per questo desidero ringraziare il presidente di ACI Milano e il presidente di SIAS, Carlo Edoardo Valli. Grazie per l'ospitalità. Desiderato organizzare questa serata perché non potevo lasciare professionalmente questo territorio senza appropriarmi del piacere di rivolgervi un sentito ringraziamento per la considerazione, il sostegno e l'affetto che mi avete riservato in questi 7 anni di permanenza a Monza. Sono io che ringrazio voi. Desidero ringraziare a cuore tutti gli ufficiali, i marescialli, i brigadieri, gli appuntati carabinieri del gruppo di Monza che con me hanno condiviso con appassionato impegno
la responsabilità di occuparsi della sicurezza di questo territorio. Vi chiedo un applauso per voi. Io volevo dire, allora, per quanti anni comandante Pupo Mozza? 7. Oggi comandante provinciale a Brescia e lui mi ha interrotto subito. Poi se eravamo messi, era così un po' di giorni fa, gli avevo detto, ma si chiede sempre, no? Facendo il mio mestiere, uomini, non so, dello sport, dell'economia, dello spettacolo, ma ai personaggi, quando si deve tirare la somma di un periodo passato e non posso, quali sono le tre cose che hanno maggiormente significato in questi anni? Ovviamente io l'ho fatto finta che lui non sapeva neanche, che lui ha scombinato tutto, mi ricordi qualcuno che quando dice, vabbè, adesso vediamo le immagini, la prima, questa è, dice, questo è il concetto della banda dell'anno da Tokyo. E Monza riconosce ai suoi cittadini, amici illustri, alle personalità che sono distinte per il loro lavoro. Nel 2009, no? Una città che ti dice grazie per quello che hai fatto, perché si costruiscono le gratificazioni più intime e più intime. Cari amici, per fortuna, per il bene del nostro paese, c'è ancora chi fa questo con gli autorevoli rappresentanti di tutte le nostre istituzioni e come il nostro colonnello Giuseppe Spina. Grazie e auguri per il tuo nuovo incarico. Comandante, perdona se ti ho disturbato, ma c'è Danilo Francesco Guerini Rocco che a nome dell'AIUS voleva consegnarti un riconoscimento in segno di gratitudine. Prego. Grazie Enzio, autorità civili, militari, e per me voglio invitare qui adesso il nostro governatore Letizia Ongaro di Monza per essere parte integrante di questa cerimonia. Sono sicuro che Letizia adesso vorrà porvi un breve saluto. È con grande emozione che ci apprestiamo a dare un saluto al colonnello Spina, che è stata una persona molto importante per il nostro territorio, e soprattutto io qui rappresento i Lions italiani, i Lions del nostro distretto. È stata una persona che è rigorosa, e sappiamo tutti il grandissimo lavoro che ha fatto, ma ha saputo anche stare vicino alla società, a noi, con grandissima umanità. Ed è per questo che i Lions vogliono darvi un riconoscimento che per noi è il riconoscimento più grande che la nostra associazione possa conferire ad una persona. Allora, cominciamo con la normalità su secondo. Adesso è una persona più importante che Daniele. Non è tanto il compagno della Spina, ma la moglie. Ci raggiunge per favore, pensieri. Grazie. Grazie. Se si chiedono non ci fa veramente piacere. Perciò con grande onore sono sicuro che il nostro governatore non ha affrontato in questa risposta. Bene, ancora una volta lo penso fino al pensiero dell'altro.